Gini, alza l'occhio, Gini. No, passiamo già in diretta. Sì, cavolo, ero un attimino distratto, stavo, visto colpa che ormai... Alfredo? No, visto che ormai abbiamo la... Andiamo alla radio anche? Andiamo anche. Collegatevi, Radio Elbana Show, www.radioelbanashow.it, date sotto, c'è un link, buongiorno alla radio, buongiorno alla televisione, allegria. Buongiorno, no, perché stavo scorrendo, visto che ora abbiamo l'abbonamento, finalmente siamo ritornati in possesso dell'abbonamento al Tirreno, stavo dando un'occhiatina, e intanto è carino perché ieri... Sta passando una persona che è educata con l'educa Albana Show, che tutti i giorni ci saluta, cara. Buongiorno. Allora, dicevo, ieri abbiamo avuto Diversamente Sani e la grande Valentina a Porta Azzurro, quindi la puntata è stata dedicata interamente a loro. Papi, ci sta anche chiudendo a chiave. Pensavo ci chiudeva a chiave, così almeno non... Quindi ieri ci sono saltate qualche notizia, c'è saltata la notizia, più che altro il putiferio che è venuto fuori sulla Maurizio Papi, il sindaco di Porto Azzurro, sovrano, come hanno descritto qualcuno. L'hanno attaccato in una maniera... In questi siti online, ma poi sono uscito fuori dall'isola d'Elba, è andato a finire su un magazine. Siamo a livello internazionale, ma l'hanno fatto, no? Hanno detto delle cose, ragazzi, un po' di educazione anche. Hanno addirittura detto, siccome c'è una notizia stamattina, no? Che dice: ok all'ampliamento della cava di Caolino dell'Eurit, arriva al via libera del Consiglio Comunale per 818.000 metri cubi. L'azienda opera in località La Crocetta da 60 anni, occupa 25 dipendenti. Qualcuno ha detto: ma invece di fare 118.000 metri cubi di escavazione, non ci potevi fare una distesa di piante di... queste piante davi lo stesso lavoro, quei 25, invece di cavà... Baby, don't worry! Invece di cavà, dice, si crescevano queste piantine. Capito. Là dove c'era l'erba ora c'è una pianta giovane che... Quindi, l'avete massacrato questo. Insomma, c'è... Buongiorno a tutti, buongiorno dalla Russia. Abbiamo dato risalto a livello internazionale, nazionale, internazionale, la notizia, quindi questo ci fa piacere perché ci porta le cronache. La console? Tutte pubblicità. Cioè, perché? Ho finito le batterie. Se noi c'è una più piccolina. Siamo wireless. Wireless. Yes. Quindi, quindi via libera, quindi all'ampliamento della cava dell'Eurit, il materiale serve, lo ricordiamo, per produrre le piastrelle nel 2011, concessione rinnovata per 20 anni, quindi per 20 anni, 2011, diciamo che c'è un iter un po' lungo, poi nel frattempo, anche qui, però ferma, Portoferraio ci ha pensato, ci ha portato Portoferraio, leviamo la giornata, leviamo i pini e mettiamo le piantine. Pensavo... No, ha capito, ma potrebbe essere anche lì, il viale della canapa a Portoferraio. Una volta uno venne fuori da Firenze e mi disse: oh, sti che? Ma lì c'è Budellina notte, proposta dell'edicola Albana, togliamo i pini a San Giovanni, mettiamoci le piante di canapa. Che la gente poi... Ma sei scemo! Ma almeno la gente va piano pianino con la macchina. Ma sei scemo! Dai, ci guarda le piantine e crescono. Buongiorno Luisa, bella, che buono. Ma guarda che se ti sente lui. Ma Portoferraio. Ma sei pazzo! Portoferraio. Ma uguale, la droga è sempre droga, dove la metti la metti. Ma canapa ci può fare di tutto, Sì. Può fare anche filati. Vi conosco a voi giovani. Te la ricordi Sette fili di canapa? Di chi era? Era di Castelnuovo. Cerchiamo un attimino perché finiremo con questa canzone lì. Nel frattempo, no, ragazzi. Se foste state a uno stadio, avrebbero fatto il coro. Allora, per i lavori di ASA cambia il traffico nella zona del porto. Io penso che la zona del porto sia cambiata. Senti, solo da quando ce lo dico l'Albana, minimo 15 volte. Tutto, i tonton si rifiutano assolutamente di dare indicazioni sul porto. No. Non poi è venuto. Allora, 7 fili
No, perché non me la ricordo, ma era carina, guarda, la canzone, sì, di Coso. Sì, eccola lì, guarda, no. Perché non c'è, c'è un ditino, dove? Di Mario Castel Nuovo. Ma ricordate questa canzone, amici? Io questo non mi ricordo davvero, ascoltatori. Eh? Eh? Però parliamoci dopo, se no Facebook ci rompe i coglioni. Allora, ritardi sul bando di progettazione per il ripristino della strada del piano. Che Facebook è tremendo su queste cose. Quindi ragazzi, dal mese di agosto, data in cui la provincia di Livorno ha approvato il progetto di fattività acquato al comune, a oggi non risulta ancora essere stato pubblicato a... Sette figli di Cana. Ma questo è una canzone. Ci sono le canzoni di Regina degli anni 90. È bellissimo, grazie. Le serate passate. Andava proprio lui. Le serate passate. Nelle passate passate. Passate, eravamo bamboli. Erano bamboli. Tu c'avevi un gran capello lungo. Lungo. Io ero 30-40 kg. C'ho un grande a che fa con queste canne. Però allora, 30-40 kg di meno. Quindi allora, che praticamente è successo? Che a oggi non risulta ancora essere stato pubblicato alcun bando per l'incarico della progettazione definitiva dell'intervento di ripristino della strada del piano. Quindi Marco Corsini dice, ha espresso al presidente della provincia con una lettera una preoccupazione. Marco? Sì, fa bene Corsini, fa bene essere preoccupato perché insomma ancora non sappiamo se il procedimento sta andando avanti o meno. Anche ragazzi, che siamo alle soglie del 2020, ragazzi, lì ancora c'è la bretella. Non c'ha pace. Cioè che poi la bretella allunga a forza di metterla. Procede la bretella, eh. Quindi. A tal proposito ci chiamarono anche dalla bretella, volevano venire, infatti la povera hanno richiamati perché volevano venire a parlare con noi, sì, di questa bretella, la perché sembra che c'è dei studi, sembra che c'è, le cose vanno avanti, non tutto si ferma se non parliamo di ciò. Certo, anche perché, anche perché alcuni abitanti della zona, insomma, ora hanno dei disagi non indifferenti. Alcuni abitanti della zona si sono rotti i coglioni di questa che sta dicendo io. Sono un po' stufati. Proprio scasate le palle. Okay, perfetto. Nel frattempo, Ottavia, che è piccolo, ma che non è piccolo, ma che è una grande artista. Grande artista teatrale, aprirà una ricerca, una ricca stagione teatrale. Presentato il programma dall'assessore Nadia Mazzè, ci potevi, se venivi ci facevi vedere. Nadia passa, ogni tanto ci racconti un pochettino quello che ci sarà. Oh, dietro, apparso un uomo. Vieni qui, dove vai? Ecco qui. Vieni qui, madonna, appare come fantasma. Oh. Ci dava anche il cappello, tanto sei brutto qua. Ma il vino di canapa si può fare? Il vino con la carta, tutto si ferma. Tu potevi, dai, la fra un po', dai. Tutto si fermenta. Io non lo fai nel mio comune, stai attento. Ci vai a fare capogliere. Ci vai a fare del Ruggero, del Genzi. A proposito, il 3 si avvicina. C'è un casino. Tutto in fermento. Chi va, chi viene. Pronostico nostro? 1, X o 2? Allora, il 3, Montagna diventa sindaco. Sì. Poi fanno ricorso per l'altro, ritorna al Gelsi. Sì. Quindi sarà una staffetta, si chiama. Corrono, poi si passa una staffetta, parte per l'altro, cambia giro. Quindi, capolivri, per una volta avrete due sindaci. Quindi fanno contenti a tutti praticamente. A tutti. Quindi per 6 mesi uno dice, ora tocca a me, ci penso io. Poi non fate scemi perché qui non lo farete mai. Qui no, qui c'è pericolo, stavolta le staffette esistono, cioè, qui c'è un figlio conduttore che. Vabbè, quindi capolivi preparati così, a staffetta. Quindi fino alla fine della legislatura. Uno X2 deve fare. Diciamo, una tripla. Così accontentano a tutti. Forse daranno anche un contentino a quello di minoranza. Non c'è. La minoranza non esiste più a questo punto. La minoranza non esiste. Anto, come sta andando? Sto filmato, eravamo anche. In Spagna? Sì. Avvicinati qui. Vieni con noi, dai. Prendi possesso della telecamera. Non li dico così, sono che lo voglio apparare. No, è andata bene, siamo in finale lì, ma non abbiamo vinto lì. Ora però siamo negli Stati Uniti, a Seattle. Sono a Seattle! Seattle, patria del grunge. Buongiorno. È stato... Ragazzi, negli Stati Uniti siamo, negli Stati Uniti. Andiamo tutti là. Rendi conto, sto nel grande Sud America. Dove la chitarra. Con le cose piccole si fanno grandi cose. Vedi che pubblicità che sta facendo all'Elba. Questa è mamma. Una cosa piccola ha fatto una grande cosa. Ti dicevo. Non me l'aspettavo, era uno di tanti esperimenti.
Però non sai cosa, non ci fa piacere perché quella bottiglia che ora vediamo sempre sulle foto, giusto, noi l'abbiamo bevuta, abbiamo assaggiato quel vino, siamo stati i primi a parlarne. Ne abbiamo già parlato, c'era una in terracotta, la numero no, uno. No, per dirti, io non ho ancora bevuto questo cazzo di vino. Ascolta. Siamo stati i primi a parlarne e l'ultimo a bello. Ma guarda, forse lo berremo nemmeno. La prima volta ne abbiamo parlato durante la vendemmia. Non lo so, ma io lo so, ma infatti ho detto... Le dico davanti a tutti. Non ci avrà... un occhio di riguardo che ci fa assaggiare in diretta sto vino. La bottiglia numero uno, ascoltalo, come promesso anche a Valentina, andrà all'asta. È una bottiglia particolare perché è fatta di terracotta e è disegnata a mano. È una bottiglia bellissima. E già, vale anche. E noi siamo messi d'accordo con lui per fare questa beneficenza. Ma prima di arrivare diversamente, anche diversamente sale. Una bevuta, no? Sì, farà. Cioè, c'è una bottiglia che c'è rimasta, l'ha salvata. Basta sapere, stavo una. Sentite una risata sottofondo, è arrivato Buchini. In Cina, 80 km di ferrovia, l'hanno fatti in un giorno. Arrivo per fa, arrivo sono 12 anni che non riesco a fare 100 metri di strada. Grande Simone. Simone Lupi che è, diciamo, per quanto ci riguarda, la sobrietà su Facebook, questa voce pacata, molto sì, tranquilla, chiede, ha anche ragione, chiede, no, ma lui su Facebook chiede queste, ha delle domande in cui pone requisiti in cui pone esistenziali, molto sì. Chi è stata? E noi ce lo vediamo conoscendo il personaggio, ce lo vediamo. Buongiorno, vuole venire? Volpi no. Nel frattempo è stato un mondo di gente stanziato. Sì, buongiorno sì, a tutti, Alessio, buongiorno. No, alla fine ha fatto una pubblicità per l'Elba, ragazzi. È uscito su Corriere della Sera, sulla stampa, Nazione. La stampa, la stampa è la nostra. La cosa impressionante sono le telefonate che arrivano. Ieri mi ha chiamato un'agenzia di stampa russa, l'inviato in Italia. Cioè l'agenzia di stampa, non mi ricordo il nome, la più grossa della Russia, tipo l'ANSA. La Pravda. E voleva fare un servizio, voleva spiegazioni e tutto. Ieri sera mi ha chiamato il giornalista di Repubblica che si occupa di scienza, dell'inserto scienza, che uscirà il 28. L'inserto scienza. Intervistato a Tiglio Scienza e poi voleva sentire da me. Quindi sai, se consideri, e voi lo sapete meglio di me, che tutti leggono i titoli, l'80% legge i titoli, il 20% l'articolo. Ci hanno fatto una trasmissione televisiva. e tutti i titoli erano all'Elba si sperimenta, all'Elba la prima sperimentazione dopo 2000 anni. Quindi è stato grande spot a costo zero. Ma poi ragazzi, specialmente capito? Chi ha buon intenditor, poche parole. No, è stato bello e continua a essere. No, più che altro poi è stampa internazionale. La stampa nazionale tanto, ma quella internazionale, Stati Uniti. Come tutto rigovernato. Spagna, Francia, Russia, ci mancano l'arabi, i cinesi, Germania e poi siamo a posto. Arriveremo anche in Cina. Te vi faccio vedere poi. Il problema è parlarci. Cinesi. lui. Glielo fai bene e ti fanno. Yokoto. Il cinese è il più grande mercato per qualunque tipo di bevanda, perché loro non hanno la cultura dell'abbinamento. Quindi che ci ce lo copiano subito. La grappa. Pensa al cognac, che per i francesi è il principale mercato il cinese. Quindi vuol dire che mentre mangi puoi bene. Fanno colazione col cognac. Anche noi una volta per fare scemi passeggiamo con gin tonic, con Jack Daniel. È vero, qualunque. Cioè, l'Inter l'hanno comprata così. L'hanno passeggiato con cognac e compravamo l'Inter. È una cultura particolarmente nostra, quella dell'abbinamento. Quindi, vedi quante cose impariamo. Se io bevessi un bicchiere di grappa con uno spaghetto all'aragosta, ma c'era chi lo voleva fare subito la tessera dell'ice. Ma poi pastesi alcolizzati cinesi che noi c'eravamo gente. A proposito di vino, guarda un po', faceva di già. L'aleatica creata da Paola Bertani è la pralina più buona del mondo. Paola. Anche questo, guarda. No, ci dobbiamo andare. Paola è una grande perché veramente è molto grandi studi sulla cioccolata,
determinazione, convinzione, bravura. Guarda, ma è pazzesca, bravissima. Vince per il secondo anno consecutivo. Abbiamo portato anche alla presentazione del vino, alla conferenza stampa a Firenze, la regione. Ho portato questa pralina che ha avuto anche lì un successo. Oltre alla sburrita, lo stoccafisso di. E dopo ci vuole il dolce. Di Golo, di Flavio, c'era i dolci di Gabriele Messina. Insomma, sempre una grande squadra. Grande squadra, no, fatto, sta squadra. Fatto un team, i nostri ambasciatori nel mondo. Tutto coadiuvato da Elba Test, che rischia di chiudere perché l'associazionismo all'Elba fa fatica sempre. Parte poi nessuno si ricava, ma che devono fare? E lasciano stare così. Ma che un'etichetta politica che non c'ha. Non c'è l'etichetta politica, c'è solo l'etichetta del vino e dei prodotti tipici urbani, DOC. Quindi voglio dire, l'etichetta è quella gastronomia per la buongiorno Giano del territorio. Ma che politica? Ma quando mangiate? Fate politica? No, questo fisico è troppo rosso, non lo mangio, ma per favore! Quando mangiate fate schifo! Spaghetti risotto alle 9 seppe non lo mangio perché è nero. Fascista, non lo mangio. Quindi, ragazzi, secondo anno vince l'International Chocolate Award, la pranina aleatica, buona. Tre medaglie ha preso. Vedi? Anche con andiamo a trovare Paola, bisogna venire giù, mi già c'è già la vettina. La gente ci invita, no, ma rompe coglione a chi ci caga. È vero, purtroppo la mattina siamo un po'. Dobbiamo fare un pomeriggio. Dai pomeriggio. Facciamo la merenda. È dopo le 6, però dopo le 6. Tanto andate andare tutti più prima. Bravi, siete carini. C'era la subarca almeggiata al porto ieri. Siete carini, ho fatto la foto io, brontolo. Due, pronto, sì, pronto, siete sì. Carini siete. Quindi dai Antonio, noi ci siamo per questo video, noi ribadiamo al posto dei pini a Portoferraio grandi filari di canapa che so carine che almeno non detto fanno questo, possiamo, ciao ciao. Possiamo farti una domanda quando l'hai fatta tutta poi arrivi in fondo e ti pianti. Quindi, possiamo fargli una domanda personale? Non cascano, ma quando arrivi in fondo ti pianti. Possiamo chiederti di che segno sei? Acqua. Acqua. Ma, sono tutti acquatici. Ma perché sono tutti gli stessi segni? Ma che cazzo, 12, dai. I rapporti con gli amici tendono a farsi più razionali, ma anche un po' più polemici e coinvolgenti, sai, con la vecchiaia poi certo, brontolate. Spunti interessanti nella vita sociale, ma inediti. Senti, ma il nostro amico non immagina più una fontana sta d'acqua, li freghi a tutti. Come Fonte Napoleone, Fonte a righi, acqua e basta. Il nostro amico Fulvio, ordine. Ti ho scordato. No, ha detto ce vado a fare. Mettete ordine. Mettete ordine è un casino. È un casino, mettete ordine. Per la nostra amica di Belinda Biancotti, dimostrate apertamente la fiducia nella persona che amate e vi preparerete ad una giornata molto serena. Non sottolineate le eventuali occasioni di discussione. Relax, cara Belinda Biancotti, stasera niente, si tromba. No, mi tocca tromba. Nulla. Sta... Il nostro amico Fulvio di che segno è? Ha detto dalla scimmia. Aspetta. Non è vero che ci ha vado a fare stamani. Stamani aveva scritto non aveva studiato. Chiamalo. Grazie Antonio. Ciao Antonio. Ringraziamo per essere stato con noi. Voi alla radio non l'avete visto, ma c'era. Invece in video l'hanno visto. C'era Antonio Arrighi, il più bello di tutto il Botro. Che hai trovato? Nulla. Hai trovato Fulvio di Roma? No. Leone, un'amicizia in particolare vi coinvolgerà nelle sue vicende affettive. Leone voleva sapere se stasera sappiate rimanerne fuori pur dando i vostri consigli. Non prendete troppo impegno. Un incontro. Ma non mi fa ridere che già non ci vedo. Madonna, ma no, fermo. Fulvio. Oh, mette viva voce, mette qua viva voce. Allora, aspetta. Attenzione, siamo al telefono con Fulvio De Roma. Fulvio, buongiorno, dove sei? Dove sei? Lo fate apposta, sono mezzo alle mattonelle della miera. La colpa è mia, Fulvio. È Mughini che ti ha voluto chiamare. Scusa, di che segno sei? Lo sai. Novembre può essere Scorpione o Sagittario. Della mia
sto mezzo le mattonelle della miera, siamo appiccicati come le scatolette della, delle scatolette alimentari. Ma vedi, in questo momento hai il ridicolo Elbana con te, qui non passa un'anima, a parte Bicciotto non passa un'anima. Stamani non hai studiato. Piano bravo, è vero, volevo entrare in seconda ora, ma poi ci ho avuto bisogno della giustificazione ufficiale. Allora, senti, siccome stavamo facendo una rubrica, ci chiedevamo, senti, ma di che segno sei? Senti, io vi dico una cosa, t'ho mandato un brano, non ho studiato, però t'ho mandato un brano che quelli mi svolgano proprio dall'anima, t'ho mandato un brano sul un link da, per un brano che a me piace molto, e se potessi metterlo per radio, e basta, tutto qua. Vabbè. Se è possibile, vabbè. Se la scaletta non è già preordinata. Ora sì, ma domani te la faccio. Come te pare, come te pare, come te pare. Di che segno sei? La Befana. Vieni di notte. Porta i doni a chi è buono. Gemelli. Oh, ecco. Siate pazienti e dosate le parole. Non dite nulla che possa provocare le reazioni di coloro che avete molto modo di frequentare. Prudenza durante un incontro sentimentale. Ah, stasera ti tocca qualcosina, Fulvio. Vai. Oh, ma i gemelli, che caso io. Stamani c'è il mio barba e capelli. Poi gemelli sono due. Poi gemelli sono due. È arrivato Maurizio, l'hanno rovinato. Allora, ma che stai cercando? Su Rai 1, Fulvio, Miracoli dal cielo, un film drammatico. Ecco, è il caso dei passacchi, ne cambia canale allora. Invece su TV 2000 alle 18 c'è, non so nemmeno se si prende, Il Rosario da Lourdes. No, beh, è 18, è un orario topico, ma chi ha la televisione è 18? Qualcuno ci sarà. Qualcuno ci sarà, basta che non sta in mezzo al traffico, però. Fulvio, noi ti salutiamo perché il tempo stringe. Il tempo stringe, Fulvio, studia. Il tempo è tiranno. Studia, Fulvio, non fare. Su. Grazie, ringraziamo il nostro amico Fulvio, vi consigliamo di transumare tutti insieme alla radio Elbana Show, dove a breve stamattina abbiamo come canzone abbiamo Gigrobo d'Acciaio e Mazinga Z. Grazie a tutti per essere stati con noi, arrivederci.